Però la rete digitale di Cittadini Digitali appunto si allarga e il 12 inaugura anche la Casa di Colombo, ma non è l'ultima. Non è l'ultima, è significativa, nel senso è divertente il fatto, è anche un po' una piccola sfida tecnologica che noi abbiamo lanciato noi stessi, ci siamo chiesti come mai in quella zona ci è stato segnalato da utenti, anche dalla stampa, ci è stato segnalato il fatto che quella zona non è coperta dalla connettività Wi-Fi. È una zona interessante perché la Casa di Colombo, c'è un chiostro, è uno dei pochi posti a Genova dove, se io devo lanciare una sfida, perché ci è stato chiesto la sfida dei privati contro il comune, io al comune non lancio una sfida tecnologica, chiedo al comune di mettere le panchine, perché è bello avere il wifi, però poi non ci si sa dove sedere. La Casa di Colombo, ad esempio, invece è uno dei pochi posti dove ci si può sedere, e allora ci siamo detti, cerchiamo di dare la connettività dove è anche facile poi utilizzarla, perché è inutile poi dare la connettività in una pensilina dell'autobus in mezzo a Piazza dei Ferrari o alla stazione di Brignole. Abbiamo identificato quella zona perché è richiesta, perché vediamo che i turisti arrivano con l'iPad, arrivano con i loro portatili, eccetera, cercano di connettersi e non trovano una rete disponibile. Daremo la connettività il 12 ottobre con una cerimonia simpatica, ci sarà una cerimonia simpatica, diciamo, di inaugurazione, e quello sarà il primo punto di rete gratuita con il nome rete gratuita, per cui in tanti ci hanno chiesto, quando io vado, apro il portatile, vedo un sacco di reti. Finalmente ci sarà rete gratuita, retegratuita.it sarà la rete di autenticazione nostra, privata, unica, disponibile per il cittadino.